No, ma abbiamo un profilo dei possibili responsabili. Due agenti lo stanno presentando alla polizia e verrà trasmesso in tutti i notiziari. Potrebbe spiegarlo anche a me, per favore. In pratica sappiamo che questi uomini sono degli emarginati. Credono di non avere niente per cui vivere. E stanno cercando qualcuno da incolpare. C'è moltissima rabbia, i tempi sono duri. Ma anche così vogliono farsi notare. Fanno di tutto per provocare uno scontro. Colgono qualunque occasione. Non rubano niente alle vittime, non aggrediscono sessualmente le donne. È solamente violenza fine a se stessa. È quasi contagiosa e perversa, ma ha un suo punto di origine. È importante capire come si sono incontrati. Siamo certi che abbiano qualche collegamento con la zona sud-est di Washington. Passano inosservati. Non sembrano fuori posto. Non abbiamo impronte dalle scene del crimine, quindi crediamo che indossino guanti. Il test del DNA richiede settimane, non abbiamo abbastanza tempo. La maggioranza della popolazione locale è afroamericana, ma se gli SI in quella zona ci lavorano, potrebbero essere di ogni etnia. Per la natura degli omicidi e la quantità di controllo che esercitano sulle vittime, siamo convinti che gli SI siano corpulenti o almeno in ottima forma fisica. E hanno la mentalità del branco. Se tacciate i bar della zona, cercate un gruppo di uomini corrispondenti alla descrizione. Sono anche ossessionati dall'attenzione dei media. È un'occasione per rivivere le loro azioni, quindi sorvegliate le scene dei crimini precedenti. Ci sono buone possibilità che li rivisitino. Probabilmente vengono da ambienti disagiati, famiglie problematiche, centri di detenzione giovanile. Quello che li unisce è la rabbia. È come se fossero diventati una persona sola. È un'identità collettiva. Si considerano dei quali...